Follette. Ragazzi, che cosa state facendo al Follette? Ma il festeggiato dov'è? Ha perso la parrucca! No, c'era dietro qualcuno. Ma che terza più di tante? Però adesso ti devi staccare il pochino dalla mano. Si scivola, Sam. Siamo, vediamo. Siamo. Allora, eccoci qua. La situazione, siamo appena arrivati, la situazione è già assurda. No, è perfetto. Siamo a Varenna e non abbiamo trovato parcheggio. Il parcheggio coperto non andava bene per il van, non ci stava. Quindi siamo a 20 minuti a piedi, dovremmo portare le canoe in spalla che pesano un botto. Allora abbiamo deciso di gonfiarle e arrivare a Varenna sulle canoe. Qual è il problema? Il problema è che abbiamo una sola pagaia in tre. Ma quello è il meno dei problemi. Abbiamo da gonfiare due canoe e pagaiare con una pagaia su due canoe. Fantastico, iniziamo alla grande. Travis che pompa. Sì, no, devi farci portare qua, devi chiamare chi ha, chi ha l'altra pompa, di portarci qua. Chiaramente chi ha l'altra pompa e le pagaie non risponde perché è una macchina di debosciati. Allora, eccoci qua. Dopo mezz'ora ce l'abbiamo fatta, con ce l'abbiamo fatta intendo gonfiare le canoe con una pagaia sola, ovviamente. E forza, coraggio. Travis, siamo pronti? Siamo prontissimi. Il capitano dice che siamo pronti al VAR. Se il capitano dice che siamo pronti al VAR, al io andrei. io sono pronto al VAR, se volete. Quando arriviamo là, poi in omaggio c'è il VAR. Andiamo! Guarda che bello! Guarda come sta bene! Travis, perché, raga, non arriveremo mai, lo sapete? No, vai! No. Oh, io devo salire, Sì. Non ce la faremo mai! Cioè, guarda come siamo combinati. Siamo messi come i paperi. Vabbè, dai, se ci stanno venendo incontro però è buono. Speriamo. L'abbiamo già preso, ti ho detto che l'avevamo già preso. Che stavano andando dal tipo. Allora, avendo una sola pagaia, guarda come siamo conciati. Travis da solo davanti a pagaiare, legati, e io che tengo la corda manco fosse un cavallo. Bellissimo, mano. Speriamo che ci prendano un'altra pagaia, sennò siamo fottuti. Prova a richiamarli. Ci ho provato, aspetta, mo li chiamo di nuovo. Vai, qua stanno mettendo, stiamo cambiando tattica, sta, perché stiamo, con quella di prima andavamo lenti, vediamo con questa. Abbiamo, ti laverò un po'. Sì, vai tranquillo. Però nel caso, se andiamo giù, va che bel panorama. Andiamo giù con un bel panorama almeno. Cioè, ti laverò un bel po'. Allora siamo qua in balia delle onde tra Varenna e un altro paesino. Abbiamo lasciato dietro là il furgone da qualche parte e la situazione è questa. Una pagaia in tre con due canoe e Loci che procede a zigzag per evitare le onde e tutto procede bene. Ma che dopo, una volta arrivati là, abbiamo due ore di canoa, Ormai avremo mezz'ora una volta. E niente, stiamo procedendo con molta calma. E situazione calda e niente, procediamo verso là, Varenna. Stiamo arrivando, Varenna. È fredda, pezzi di merda. Non ti fermiamo, non ti fermiamo.
Fredda quest'acqua comunque, raga. È appena entrata a calci rotanti. Esatto. Ma che sfogarsi. Io l'ho detto che è il numero 11, perché il numero 1 è un po' troppo, dall'1 al 10 erano occupati. Vai. Sì, ma togli la maschera che prende in faccia le ragazze. Andiamo, Maurizio! No, Maurizio! Cavalluccio marino! È un partorire da solo, E guarda che figata il lago. Proprio figo. Chissà che vista dall'elicottero. Tac. L'accampamento. La mia tenda arancione. In mezzo al nulla. E stasera si griglia. Buona. No, che lo controlli, che è tutto finito bene. E siamo pronti a grigliare! Travis e che è la vecchiaia. Arrivato ci sei giusto, no? E al primo colpo. A me me l'ha detto. Cioè, assistiamo come a come Seba maneggia la salsiccia. Guardalo con che classe. Minchia, un professionista. Il ragazzo è un professionista. Ma fagliela vedere quella puntata. Fagliela. Guardalo, guardalo come la maneggia. Maneggia Seba! Fagliela vedere, sapere, Seba! Seba. Oh, ma non c'è il sale, tipo? No, non c'è. Non c'è! Cioè, estraiamo il sale dalla torta salata. È buonissimo. Ah, sì, hai un futuro della torta salata. Che apri un negozio di torte salate, Tony. Cosa hai fatto fino adesso? Un cazzo mangiato, bevuto. No, 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 grande Antonello! Così mi piace. Assunto, assunto. Assunto subito. Ah, oh, come salto di fuoco con capriola! No, non è una grande idea, no. Solo salto a fuoco senza capriola. La traiettoria non è buona. Sì, no, lì è libero. Ma no, perché non è tanto un discorso di traiettoria. Ma non devi fare la capriola, devi saltare e basta. Rivolto al fuoco io, così ad intuito. Esprimiti col fuoco. Penso, poi non lo so. Non siamo la potenza. Non siamo noi. Stai sereno. Salta il fuoco. Non saltare il fuoco. Salta il fuoco. Sì.
sbagliato, ma non lo devo fare. La vita ci penserai a questo momento.